Salve, io vi parlerò della sfida delle sfide, la morte. Vi ricordate la prima volta in cui vi siete chieste o chiesti che ne è di chi muore? Io me lo ricordo benissimo. Ero una bambina, non andavo ancora a scuola, quando ebbi la sventura di guardare un documentario alla televisione. Fate attenzione a cosa guardano alla televisione i bambini, e vidi un bellissimo documentario che descriveva in maniera eccezionalmente dettagliata che cosa succedeva ai nobili nel 1789 durante la Rivoluzione francese. Fino a quel momento la mia mamma mi aveva detto che il mio micetto morto travolto sulla strada volava in cielo, quindi io immaginai che la morte comportasse la crescita delle ali. Immaginavo il mio micetto volante, sereno, perché io automobili in cielo non ne ho mai viste volare, e quindi ero assolutamente serena fino a quando venne descritto che appunto i nobili venivano decapitati. Mi nacque un problema: ma questi quando vanno in cielo ci avranno le ali, ma la testa ricresce anche quella, uguale, diversa? Possono pensare? Senza testa è dura. E la questione per me era diventata ormai una questione estremamente importante. Cominciai a interrogare la mamma, il papà, le insegnanti a scuola, cominciai a interrogare i catechiste. Sicuramente loro lo sanno, hanno a che fare con Dio, quindi tutti mi dicevano: ma che problemi ti stai facendo? Vai a giocare, pensa ad altro, fai i compiti. Insomma, mi indignava questa ignoranza diffusa su questo tema così rigorosamente importante, tant'è che cominciai a leggere, troverò chi ha studiato il problema, lo troverò. E invece non trovavo i libri, fino che le questioni crescevano, cercavo di capire sempre di più, leggevo sempre di più, finalmente la Divina Commedia, qualcuno che il problema se l'era posto, Dante, grande. Terribile, peggio della Rivoluzione francese. Veramente, allora dissi: l'anima sicuramente è la soluzione, ma però allora se è l'anima, cioè quella roba diversa dal corpo, come faceva il conte Ugolino a mangiare il cranio, la testa dell'arcivescovo Ruggeri? No, sì, evidentemente Dante non parlava del dopo la morte, ma di quello che vedeva realmente, nella realtà dei corpi, della politica del tempo. Allora decisi di fare una ricerca all'interno di me stessa, cominciai con la meditazione, con l'autoipnosi, Uri Geller, io adesso con la mente piegherò questo... Niente, assolutamente, sedute spiritiche, infinite, nulla. Nessuna anima, ma voi avete provato a cercare l'anima in voi stessi? E poi ho cominciato a studiare psicologia. Anima! Anima! Psiche! Psiche! Mente! Mente! Cervello! E il cervello, quando muore, finisce nella bara, muore la persona. Fermi. Che cosa credete che significhi finire nella bara? Significa credere, e se vi chiedete che cosa pensate che sia la morte, lo so che siete impreparati, scusatemi. Lo so che non sapete che cosa significhi finire nella bara. Non vi siete mai posti, probabilmente, in maniera sistematica il problema, così credete di sapere che cosa significa morire e che cosa significa annientarsi dentro questa cosa qui. Siete convinti di saperlo. E allora che cosa accade? Siccome siamo convinti di saperlo, basta, sappiamo l'inevitabile, cosa ne parliamo a fare? E chi si pone il problema si pone questioni inutili. Intanto però questo silenzio ha creato una congiura del silenzio. Quando ero bambina mi chiedevo a scuola: ma si fa geografia, si fa storia, ma è possibile che non ci sia uno scienziato della morte che ci fa parlare di questa cosa? No, non c'è. Com'è possibile? E più
vado avanti, più mi accorgo che la gente, invece che di parlare di queste cose, preferisce correre, fare grande shopping, lavora, corre, tempi pienissimi, una cosa pazzesca, produce vita, siamo bravissimi, facciamo sempre di più. E pensate, nel mezzo del cammin di nostra vita, per Dante erano 25 anni, per noi sono 50 anni, perché siamo convinti, lavorando, prestando, che vivremo fino a 100 anni, senza fermarci mai, mi raccomando. E intanto però accade qualcosa di drammatico, perché... E quando i nostri amici, i nostri conoscenti si beccano la notizia in Fausta, noi non sappiamo cosa dire, perché siamo cresciuti, abituati, che intorno a questo argomento non se ne parla, intorno a questo argomento non si deve dire niente. Così l'amico dice, sì, insomma, c'ho il cancro. Cosa vuoi che sia oggi? Il cancro si guarisce di sicuro. E poi non ci facciamo più vedere e sentire, perché non sappiamo cosa dire. Non sappiamo piangere con chi piange, ma neanche chi è ammalato piange, come se le lacrime fossero acido muriatico. Però non abbiamo neanche le parole per sostituire quelle lacrime. Ecco, la Death Education fa questo. Perché all'interno di ogni famiglia c'è sempre, famiglia allargata, reti, parenti, qualcuno che si becca la notizia peggiore. E in quel momento tutti spariscono. C'è un sistema sanitario sempre più umano che cerca di riempire con amicizia, umanità, vicinanza, ma chi deve morire? Chi è molto ammalato vuole avere presente la sua biografia, i suoi amici, le sue conoscenze, già comincia a pensare come saluto, come perdono, come dico, ho bisogno di essere perdonato. E se non ci sono le persone intorno, ma tanti medici bravissimi, umanissimi, tanti infermieri buoni, ma non le persone della mia biografia. Pensate, tutto questo però è normale, è normalissimo. E questo l'hanno scoperto, pensate, tra l'altro ci lavoro con questi grandissimi ricercatori americani in America, hanno capito abbastanza presto il problema. Terror Management Theory, cosa dice? Noi inconsciamente rimuoviamo tutto ciò che ha a che fare con la morte, tutti i nostri pensieri, e quando qualcosa ci ricorda che siamo mortali, lo rimuoviamo, le mettiamo nell'inconscio, intanto l'inconscio logora. E noi diventiamo, senza saperlo, quando siamo sottoposti a quel messaggio, guarda che devi morire, qualcuno deve morire, quindi morirai anche tu, diventiamo intransigenti. Facciamo appunto quelle azioni, spese infinite, lavoriamo come matti, magari ci arrabbiamo senza sapere perché. La cosa più drammatica è che diventiamo dipendenti da qualcosa, beviamo di più, mangiamo male, oppure diventiamo razzisti senza saperlo. Perché dicono questi ricercatori che hanno prodotto centinaia di evidenze empiriche? Perché? Perché intanto nell'inconscio questo terrore logora, ci coinvolge, ci condiziona nelle reazioni della vita quotidiana. Bene, che cos'è la Death Education? Qualcosa che ci fa pensare a questo, qualcosa che ci fa condividere, ci restituisce un linguaggio, ma per noi, per i nostri amici, i nostri genitori, i nostri conoscenti, per le nostre reti, per fare comunità quando arriva la notizia peggiore, ma non solo quando arriva quella, ma anche solo e soltanto per porsi il problema e rendersi conto che non lo sappiamo che cosa crediamo di sapere, non abbiamo la più pallida idea, non ci abbiamo neanche mai pensato. E il mio maestro, ecco la risposta, la mia sfida, il mio grande maestro, il filosofo Emanuele Severino, il filosofo dell'eternità, mi ha insegnato che, una cosa meravigliosa, l'uomo soffre per quel che crede di essere, e se crede di essere mortale, cioè annientabile, la sofferenza è inevitabile. Ciò che deve sapere l'uomo è che siamo già da sempre eterni, già da sempre eterni, vale a dire salvi. E nessuno ce la può togliere l'eternità. Però dobbiamo capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire eternità? Ecco la vostra sfida. Grazie.